Finalmente la telenovela è finita. Finalmente la telenovela è finita. Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video di calciomercato. Video di calciomercato in cui andremo a parlare di Locatelli alla Juventus. Locatelli che passa dal Sassuolo alla Juventus per un totale di 35 milioni di euro, o meglio un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Cosa dire di ciò? Allora, da tifoso del Sassuolo dico bene, perché hai dato via un giocatore che non voleva più restare. E se tu ti fossi tenuto un giocatore che rimaneva controvoglia, l'anno dopo avrebbe reso la metà. Mi girano le palle perché invece da questa cessione non hai guadagnato un soldo, l'hai praticamente dato via a zero. E dopo l'ultimo campionato e dopo anche un buon europeo, un'occasione così non ti sarebbe più ricapitata, perché ripeto, rimaneva al Sassuolo, questo qua avrebbe reso la metà. Da parte della Juve direi bene per il modo in cui l'hai acquistato, senza spendere tutti quei soldi per un giocatore buono sì, ma non fenomenale, perché comunque io l'ho visto al Sassuolo in questi 3 anni in maglia nero-verde, ha avuto una buona crescita, però non è sto granché di campione, è un buon giocatore, nulla di più. Non è sicuramente un top player da big europea, non si prende Locatelli per vincere la Champions, secondo me non è neanche un giocatore che può essere titolare in una squadra che punta a vincere lo scudetto, va bene se vuoi arrivare quarto o quinto. Però comunque, vedendo il centrocampo attuale della Juve, direi che sicuramente aggiunge tecnica al reparto. Può giocare sia come metodista, come mediano davanti alla difesa, prendendo il posto di Betancourt, oppure come mezzala, anche se io i due giocatori non li vedo assieme, perché mi sembra che si calpestino un po' i piedi entrambi, e nel senso che sono due giocatori somiglianti. Locatelli è un giocatore che è bravo a contrastare, bravo a recuperare palla, ha una buona visione di gioco, sa distribuire i palloni, ha un buon tiro dalla distanza. Quindi ripeto, buon colpo per buon giocatore sì, non un top player. La Juve chiaramente per completare il centrocampo ha bisogno di altri giocatori, ha bisogno di una mezzala qualitativa che sappia saltare l'uomo, sappia tirare in porta, assist man e con un buon senso del gol. Per esempio, un giocatore che secondo me si poteva prendere per il centrocampo era assolutamente De Paul, che poi è andato all'Atletico Madrid, oppure un giocatore che ha più esperienza internazionale, Aouar del Lione. Va bene ragazzi, questa è stata un po' una mia rapida opinione di Locatelli alla Juventus. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo colpo. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Altra cosa, stasera un po' un video recap dei colpi di mercato degli ultimi giorni, dove vi dico la mia. Colpi di mercato interessanti, altro che Messi al Paris Saint-Germain oppure dell'ipotesi Cristiano Ronaldo al Manchester City. Ciao ragazzi!